L'attività sismica non è sempre uguale nel tempo. In Italia ogni giorno registriamo e localizziamo in media 30 terremoti, ma ci sono periodi di maggiore attività, in particolare in corrispondenza delle cosiddette sequenze sismiche o dopo un forte terremoto, e periodi di relativa calma, in cui rileviamo soltanto una decina di terremoti in un giorno. All'inizio del mese di febbraio, però, abbiamo notato una cosa insolita. Per una dozzina di giorni la rete sismica nazionale rilevava un numero molto basso di terremoti, in particolare di quelli piccoli. Cioè, mentre negli ultimi 12 giorni di gennaio avevamo rilevato complessivamente circa 250 piccoli terremoti, nei primi 12 di febbraio ne abbiamo registrati meno di 70. Le fluttuazioni nell'attività sismica ci sono sempre, ma in questo caso la diminuzione era sospetta. In quei giorni il nostro paese era alle prese con un altro fenomeno naturale, il maltempo e le eccezionali nevicate che hanno colpito quasi tutta Italia proprio dal 1 di febbraio. Poteva essere quella la ragione del calo di sismicità? Certo, sappiamo che i due fenomeni non sono direttamente correlati. Uno origina nell'atmosfera e l'altro diversi chilometri all'interno della Terra. Eppure un collegamento poteva esserci, sia pure indiretto. In effetti, la maggior parte delle nostre stazioni sismiche sono alimentate con pannelli solari e trasmettono i segnali con antenne paraboliche, collegate via satellite alla nostra sala di monitoraggio. Per la loro forma, pannelli e antenne possono diventare punti di accumulo della neve. E infatti, ecco che cosa era accaduto in molte stazioni sismiche. Qui si dovrebbero vedere i nostri strumenti. E invece è tutto sepolto dalla neve. Se i pannelli solari sono coperti, le batterie non si ricaricano e la stazione sismica dopo pochi giorni non può più trasmettere i dati. Se poi la neve copre il trasmettitore dell'antenna parabolica, la trasmissione si interrompe ancora prima e i dati non arrivano più. Fortunatamente sono stati solo i piccoli terremoti a scomparire dai nostri strumenti per questo motivo. Quelli più grandi, infatti, vengono rilevati da tanti sismometri e non bastano pochi guasti per nasconderli. Solo che per noi ricercatori anche i microterremoti sono una fonte importantissima di studio del territorio. Ogni terremoto, anche piccolo, ci dice qualcosa della faglia su cui è avvenuto. Per questo bisognava intervenire rapidamente e i nostri sismologi e i nostri tecnici non si lasciano spaventare dalla neve e dal freddo. Così sono subito partiti per raggiungere gli strumenti coperti di neve, utilizzando tutti i mezzi possibili. Per essere certi che funzionino davvero, i nostri sismometri vengono posizionati lontano da strade, industrie, macchine agricole e da tutte le possibili sorgenti di vibrazioni non naturali. Per questo li troviamo spesso in zone impervie, come in cima a una montagna, dove però le nevicate sono ancora più intense ed è più difficile arrivare. Grazie ai ricercatori che hanno pulito gli strumenti coperti di neve, nel giro di pochi giorni la rete sismica nazionale è tornata a funzionare a pieno regime. Già dal 13 febbraio il numero dei piccoli terremoti è tornato ai valori medi e il nostro grafico è tornato a essere simile a quello di un qualsiasi altro periodo dell'anno. Ecco, come avevamo immaginato, in questo caso non si trattava di variazioni dell'attività sismica, ma della nostra capacità di rilevarla. Capita spesso, quando il rumore di fondo delle stazioni sismiche aumenta, il livello di sensibilità della rete sismica si abbassa e terremoti più piccoli vengono persi. Insomma, possiamo avere gli strumenti più sofisticati per registrare terremoti, passare giorni e notti davanti a un computer, ma qualche volta la tecnologia non basta. E allora diventano necessari un po' di ingegno, una pala e un buon paio di scarponi.